Però è il momento, come ogni venerdì, di fare un riassunto delle notizie. Servizio pubblico per riassumere le notizie con tutte le news minuto per minuto. Il voto a Ostia, Cateno De Luca eletto nelle file dell'UDC, arrestato per evasione fiscale. Unioni civili come il matrimonio, grave aggressione contro una troupe televisiva Ostia. Indaga l'antimafia, succede a Ostia, l'aggressione a un inviato della RAI. Roberto Spada reagisce con una testata e poi segue cronista e operatore. Casa Pound prende le distanze da Spada e dice: invece della testata dovevo usare solo il manganello. Atteso referto medico, fine della tregua criminale, commenta commissario prefettizio di Ostia. Messaggio alla politica, preoccupante come la forte estensione. Nuova assemblea regionale siciliana conta già il primo arrestato, è il record di Cateno De Luca. Cateno De Luca, Cateno De Luca, secondo inquirenti promotore associazione delinquere finalizzata all'evasione fiscale. Cateno, Cateno, Cateno agli arresti domiciliari, rilancia con un video postato sul suo profilo Facebook. Cateno, Cateno De Luca entra nella lista degli impresentabili, se non altro per il nome. Cateno attacca il Movimento 5 Stelle, critico MDP, gli impresentabili sono un problema sostanziale. Forza Italia garantista, Salvini se la prende con le liste non pulite e adesso lo scopri. Salvini, figlio mio, torna a riunirsi il tavolo sulle pensioni. Qui sulle pensioni si continuano a fare tavoli, tavoli, tavoli. Intanto cresce il PIL legato alla produzione di tavoli. Va cambiata in corsa la legge che innalza l'età pensionabile a 67 anni. Intanto cresce il PIL, ma non raggiunti ancora i livelli della pre-crisi. Sti livelli pre-crisi non li raggiungeremo mai, anche perché non ci ricordiamo più come era una volta. Risveglio di domanda interna, consumo, investimenti, cambio di rotta dell'occupazione. La rotta è cambiata, solo che adesso non si capisce più dove si va. Al via il tavolo tra regioni e governo sul tema delle autonomie regionali. Zaia, 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 galoppa solo sulla fascia e non si presenta al tavolo. Cresce ancora il PIL di produttori di tavolo. Estero, Catalogna in sciopero. Unioni civili come matrimoni e nuovi contratti per gli statali. Gli statali potranno assentarsi dal lavoro. In effetti ce ne eravamo già accorti. Il fine è quello di assicurare l'effettiva tutela dei diritti. Approvata legge di riordino al settore spettacolo. Le nuove norme prevedono anche superamento degli animali nei circhi. Intanto nazionale italiana di calcio vola in Svezia. Ventura si affida ai veterani. Critico MDP. Stasera vediamo come va e siccome non si può dire Forza Italia, diciamo solo Forza Azzurri. Olè, 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 critico MDP. va bene, va bene.